Nella terra dei tartufi, nonché capitale del gusto, torna l'appuntamento con la kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico, con la 59esima fiera nazionale del tartufo bianco ad Acqualagna. 7 giornate, 50 eventi tra cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Una mappa del gusto con il cuore in piazza Enrico Mattei, la più profumata del mondo, e centro nevralgico del mercato del tartufo fresco e punto di partenza di un itinerario da leccarsi i baffi. Il Risto Tartufo, dove gustare in cucina alcuni dei grandi classici della tradizione locale, ricette gourmet a base di tartufo bianco. Il menù è ricco. Il prezzo per un primo piatto è di 35 euro, 12 per un bis di crostino, mentre scende a circa la metà per ricette al tartufo nero. E ancora il mercato del gusto aperto alle tipicità locali e nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato e il salotto da gustare con la cucina dei grandi chef stellati. Musica, mostre e musei da non perdere, uno spazio dedicato ai più piccoli. Tra le manifestazioni meritano una menzione Tartufo Award, gara nazionale delle città del tartufo nella quale si sfidano Acqualagna, Amandola, Alba, San Miniato, Parco del Matese, Potenza e naturalmente il conferimento dei premi Ruscella d'Oro al direttore del TG1 Gianmarco Chiocci, al Teatro Conti e il premio Mattei. Dall'edizione di quest'anno il tartufo bianco di Acqualagna stringe un accordo di gusto con un'altra eccellenza agroalimentare del territorio, l'olio di cartoceto DOP. È il primo passo verso una nuova fase di cooperazione tra comuni di uno stesso territorio, perché insieme si deve e si può contare di più per rilanciare l'entroterra sia a livello regionale che nazionale e internazionale. 59esima significa una grande tradizione che prosegue nel tempo. Tutti i sindaci che mi hanno preceduto hanno sempre dato il meglio e voglio ricordare però in particolare quel sindaco con cui ho collaborato negli anni 80 e 90, Ovidio Lucerini, che in realtà l'ha ideata, l'ha portata al livello in cui siamo. Poi tutti gli altri sindaci, compreso me, dobbiamo mantenere questa tradizione e questo nome. Acqualagna è per legge capitale nazionale del tartufo insieme ad Alba e questo è un grande impegno. Le novità sono queste. Quest'anno vogliamo innanzitutto puntare l'attenzione anche sull'ambiente, cioè non è solo un fatto esperienziale del cane che lo cerca, del tartufo a tavola, ma è anche un prodotto della natura. Quindi significa che il tartufo deve portarsi a ragionare anche alla tutela ambientale ed è per questo che con l'Associazione Nazionale dei Tartuficoltori vogliamo riallacciare un rapporto proficuo, perché secondo me l'indirizzo per il futuro è proprio questo, cercare di coltivarlo e nello stesso tempo recuperare e tutelare l'ambiente in cui viene cercato. Quindi ambiente, cultura, territorio, gastronomia sono qui da noi unite in un perfetto equilibrio e questo è un patrimonio che ci distingue da anni sul territorio, sul nostro entroterra. Anche quest'anno una festa speciale, tanti eventi, manifestazioni, mostre, musica e soprattutto il re tartufo a farla da padrone. Assolutamente sì, sicuramente Acqualagna è una delle fiere più importanti perché comunque, come sappiamo bene, la nomenclatura di tartufo bianco può essere solo quella di Acqualagna o di Alba e quindi sicuramente un evento importante. Abbiamo tantissimi eventi, chef stellati, cooking show, ma sicuramente il protagonista la fa da tartufo non solo come tartufo fresco ma anche nel seguire tutta la filiera del tartufo. Infatti abbiamo anche un convegno importante di tartuficoltura e poi proprio su questo tema ci sarà una sorpresa speciale durante la fiera. Inoltre stiamo lavorando sulla fiera di quest'anno, ma la prossima fiera sarà ancora più importante perché sarà il 60esimo e ci stiamo preparando all'internazionalizzazione della fiera e quindi prevediamo tanti più afflussi dall'estero, non solo come turisti ma anche come espositori. Il premio Ruscella quest'anno al direttore del TG1. Sì, un premio importante, siamo onorati di averlo qui con noi proprio oggi, è un premio che caratterizza il nostro paese insieme al premio Mattei che sarà svolto il 10 di novembre, nell'ultima serata, quindi nell'ultima giornata, quindi vi aspettiamo anche per il 10. Direttore, che cosa significa questo premio per lei, un premio alla carriera? Beh, è un premio importante per una lunga carriera che però voglio condividere con i miei giornalisti del TG1 che fanno un grande lavoro tutti i giorni. Abbiamo lavorato tutta questa notte per questo avvenimento inquietante
di questo attacco di, diciamo, dell'Iran, di Israele all'Iran, uno sforzo gigantesco della RAI, e quindi questo è un premio che condivido con loro perché se lo meritano. Onorevole Carloni, il tartufo è un prodotto dell'agricoltura che va sostenuto con misure specifiche. Ricordiamoci sempre che in agricoltura uno dei grandi temi è la reddituralità, cioè il fatto che l'agricoltore fa sempre più fatica a procurarsi un reddito dal proprio lavoro, che tra l'altro è rimasto uno dei lavori più faticosi che esista. Ecco, io credo che l'agricoltura, che si occupa anche di coltivazione del tartufo, che è quella che riguarda tutte le misure della forestazione, quindi la misura 8.1, ha una grande opportunità, perché oltre alla produzione, alla vendita, c'è tutta la trasformazione che può essere finanziata con le misure agricole. Quindi io credo che il nostro ruolo come politici in questo momento storico, dove abbiamo ereditato un patrimonio incredibile e anche una fiera che è arrivata alla 59esima edizione, quindi abbiamo un ruolo, non soltanto quello di venire giustamente a manifestare la nostra gratitudine, la nostra presenza, ma dobbiamo avere la capacità di individuare quali possono essere i percorsi affinché non solo gli agricoltori continuino a fare gli agricoltori, ma i giovani che vogliono portare avanti le aziende agricole, e su questo abbiamo fatto una legge nazionale approvata in Parlamento, possano trovare la giusta e adeguata soddisfazione, il giusto guadagno per le fatiche fatte, ma anche per l'intelligenza di produrre questo grande prodotto della terra e farlo diventare un trasformato. Lì c'è un markup che non ha uguali in nessun altro prodotto agricolo, cioè il valore aggiunto economico che si crea sull'agricoltura tartufigena non c'è in nessun altro settore. Pertanto abbiamo l'opportunità, il territorio e un brand riconosciuto a livello internazionale. Dobbiamo avere la competenza, la sapienza di mettere insieme queste cose e valorizzarle. C'è una misura che è quella dei distretti del cibo alle porte, e quindi è una grandissima opportunità e non possiamo perderla. Beh, la Regione sostiene, promuove, organizza e fa anche da stimolatore, perché noi sappiamo benissimo che la nostra è una regione che può vivere tutto l'anno un'alta stagione se riesce a valorizzare queste realtà, perché sono realtà attrattive che creano interesse anche molto al di fuori del circuito nazionale, ma ci caratterizza anche a livello internazionale. Però dobbiamo far conoscere queste realtà, organizzarle, poter garantire anche quella ospitalità necessaria e soprattutto metterle in rete, perché le realtà importanti sono tante, non devono essere gelose tra di loro, devono essere una squadra. È un volano dunque per economia e turismo questa eccellenza, il tartufo? Il tartufo può essere volano per l'economia e il turismo, già lo è, però può essere un valore aggiunto per la gastronomia, unendosi a quella che è la sfida di un territorio che vuole rinascere. Penso alla cultura, penso al paesaggio, penso allo sport, penso a tanti altri settori. Qua vicino c'è un'altra straordinaria eccellenza che deve resistere a questa epoca, che è quella della ceramica, un'altra eccellenza a livello internazionale, caratteristica di questo territorio, che unito a quello che è il patrimonio del tartufo, frutto di questa terra, può veramente avere palcoscenici importanti.